Buongiorno e bentrovati. Oggi siamo con Fabio Minisci, responsabile commerciale servizi IT di PC System. Buongiorno Fabio. Buongiorno Claudio, buongiorno. Oggi parliamo di Datto e di come si fa a vendere Datto. Sei pronto Fabio a darci tutti i segreti della tua capacità di vendere Datto? Ci provo, dai. Senti, partiamo dall'inizio. Tu vai da un cliente, da un prospect e che cosa gli racconti? Ma diciamo che quando vai da un cliente con un dato hai una nuova storia da raccontare che va un po' oltre quelli che sono i backup con NAS o fatti con VIAM, dove comunque c'è una grande offerta sul mercato e poi alla fine diventa spesse volte soltanto una questione di prezzo. Diciamo che il problema della ripartenza dei sistemi viene sicuramente spesso sottovalutato da parte dell'azienda o dello studio e si pensa che con un backup, diciamo, poi alla fine il dato esiste e quindi si è a posto, no, in caso di bisogno. Invece il backup alla fine poi comunque è solamente una parte di quello che può essere il problema dovuto a una ripartenza se ci sono dei problemi seri. Chi non ha mai avuto grossi problemi non percepisce il concetto di cosa vuol dire ripartire da zero, no? Quindi dover rimettere su l'infrastruttura. Con Datto ci sarà la possibilità di poter raccontare qualcosa di nuovo, no? Perché comunque è una soluzione completa che rompe anche un pochino quella che è la monotonia delle soluzioni standard presentate da chiunque. Inoltre, Datto ti consente di offrire una cosa che non è, diciamo, offerta da tutti, quindi ti distingui anche un po' dagli altri competitor e questo permette anche di suscitare un po' più di interesse da parte del cliente che non sente, diciamo, sempre la solita storia o storie che hanno raccontato già altri. Quindi sostanzialmente va dipinto un po' quello che è lo scenario, no? In cui i sistemi non ripartono. E si rende consapevole il cliente che i dati e le applicazioni che lui usa sono una cosa veramente importante per poter mandare avanti l'azienda, quindi il suo business. Chiarissimo, ma quindi diciamo così, se io ti accuso di fare sano terrorismo con i clienti, è vero o no che fai terrorismo? No, diciamo che non è terrorismo, è sicuramente dipingere quelli che possono essere degli scenari realistici che possono capitare. Ti faccio un esempio banale, anche il commercialista che comunque ha, che ne so, pochi posti di lavoro, 7-8 postazioni, quando il server va in crash e magari, che ne so, la garanzia hardware del vendor non è immediata e non lo è quasi mai, diciamo, è difficile che possa essere tanto immediata da far ripartire immediatamente il cliente in poche ore. E quindi questo commercialista, che ne so, è sotto dichiarazione dei redditi, cosa fa? Cioè, è evidente che viene poi il panico, nasce il problema, e con Datto te invece gli puoi comunque dare la garanzia di fare sia un backup, ma soprattutto avere una ripartenza garantita in locale ed eventualmente in caso di disastro anche in cloud, laddove il cliente è sensibile al concetto di disastro, no? E questo, diciamo, è il bello un po' di Datto che può scegliere anche comunque di ripartire solo in locale o anche ripartire in cloud e quindi avere una maggiore garanzia, anzi una totale garanzia di ripartenza. Chiarissimo, senti, visto che hai parlato di ripartenze locali, ripartenze in cloud, possibilità di scegliere, qual è il valore intorno ad Atto? Qual è il valore di questa soluzione secondo te? Ma sono tanti i valori, no? Diciamo che il prodotto innanzitutto piace, e questo, ripeto, a livello commerciale è un aspetto importante per noi che andiamo a raccontare qualcosa al cliente. Quindi il cliente con facilità, diciamo, riesce a percepire quello che è il valore della soluzione Datto, già dal momento in cui ne cominciamo a parlare. Diciamo che l'idea di poter fornire qualcosa che va oltre il backup e dare comunque una garanzia di continuità del servizio che dovresti fare diversamente se non offrissi dato, quindi dovresti mettere un ulteriore costo, fare un server muletto, comunque creare delle infrastrutture ridondate che ovviamente hanno dei costi ben diversi rispetto al dato. Quindi diciamo che anche l'interlocutore che è meno avvezzo a quello che è il messaggio generale dell'information technology ti segue, ti capisce e soprattutto riesce a recepire quello che è un po' un concetto di assicurazione del dato, no? Come un oggetto di valore.
E ovviamente in questi casi non è nemmeno necessario scendere poi troppo in quelli che sono i dettagli tecnici del funzionamento, anzi il cliente capisce quasi subito quello che è il concetto. È ovvio che una buona leva per poter valorizzare la soluzione di dato, a mio parere, è quello di partire un po' sul concetto, come dicevo prima, dell'assicurazione. Oggi noi assicuriamo tutto, la casa, l'automobile, la famiglia, però i dati non vengono, diciamo, valutati così importanti da dover essere assicurati. E quindi per dati intendo comunque non soltanto il dato, ma proprio quello che vive dentro il server, quello che mi permette di far girare le applicazioni che sono necessarie all'azienda. E con dato invece possiamo parlare di un concetto di assicurazione del dato e delle applicazioni, quindi del lavoro che svolgono, diciamo, i server in continuità. Il cliente sostanzialmente compra un'assicurazione, non vuol sapere poi più di tanto i dettagli di come funziona, ma vuole da te, diciamo, questo servizio di ripartenza perché il concetto di business continuity oggi è sempre più importante. Diciamo che avere un fornitore di servizi in un unico oggetto e un unico fornitore di riferimento semplifica notevolmente il processo di erogare servizi anche di questo tipo. Senti, spiegazione assolutamente esauriente ed esemplare. Già che hai parlato di assicurazione, ma chi sono i clienti che vogliono comprare questa, diciamo così, chiamiamola assicurazione? Cioè, date un prodotto per tutti o c'è un target particolare che recepisce meglio di altri? Diciamo che secondo me proporre dato a chi non fa nemmeno un backup è difficile, forse è un'impresa impossibile, no? Perché è evidente si deve partire da qualcuno che comunque ha una sensibilità dei propri dati. Quindi devi far capire qual è, che è il valore aggiunto della soluzione e devi partire da questo concetto che il fermo macchina ha un costo molto elevato per l'azienda o per lo studio professionale che sia. Quindi diciamo si parte da disegnare uno scenario problematico e da lì poi questo scenario lo puoi bypassare con dato e quindi fai vedere al cliente una situazione critica e come dato può venire in aiuto. Quindi diciamo che più che una dimensione o di dati o di azienda, il problema è quella della percezione dei costi. Quindi far capire al cliente quanto è costoso stare fermo e quanto dato lo aiuta a non avere questi costi, laddove ovviamente si dovessero verificare. Senti, grazie mille di questa precisazione. Senti, andiamo in chiusura e ti faccio un'ultima domanda, anzi, chiudiamo con un consiglio. Cosa suggerisci ad altri fornitori di servizi IT che vogliono vendere o iniziare a vendere soluzioni basate su dato? Il tuo consiglio. Allora, innanzitutto, diciamo più o meno è quello che abbiamo già detto, no? Il consiglio è quello di conoscere il dato, quindi cosa fa e come lo fa, perché comunque se non si conoscono bene le soluzioni che si vanno a proporre, si rischia poi di non passare, diciamo, per dei professionisti, no? Quindi non si fa percepire al cliente quello che è la professionalità della soluzione che si va a proporre. Di credere quindi in quello che si va a proporre perché questa soluzione comunque funziona sia come concetto, quindi come dicevo io prima, no? Il fatto di poter avere una specie di cavallo di Troia che può aprire le porte a un ascolto diverso che possiamo invece suscitare proponendo soluzioni più tradizionali. Quindi oltre che conoscere il prodotto e di credere nel prodotto, ovviamente bisogna conoscere il cliente o il prospect, quindi sapere o comunque capire nell'immediato come fa il backup e quanto per lui è importante il concetto di business continuity è sicuramente un altro elemento importante perché ti permette poi di fare molta leva su quello che è il concetto di un crash del server e tutto quello che ne consegue in termini di fermo macchina e costi totali che l'azienda deve subire da questo. Quindi, ripeto, lo scenario di disegnare uno scenario di un crash dell'infrastruttura con dato e senza dato, o meglio, senza dato e con dato, no? Questo, diciamo, sono un po' le leve che a mio parere possono aiutare i colleghi che vanno a proporre questa soluzione. Sei stato chiarissimo Fabio. Senti, noi ti ringraziamo per queste pillole di vendita di dato che derivano dalla tua esperienza pratica. Ti ringraziamo quindi di questo tempo che ci hai dedicato e ti auguriamo buon lavoro naturalmente con dato. Grazie Fabio.
Grazie, buon lavoro a tutti.